Eccoci qua, allora stasera con me ci sono Eleonora Daniele, Francesca Fagnani e Francesco Giorgino, molto contento di avervi. Allora, avete visto, ci sono dati di oggi che sono molto allarmanti, tra poco ne parleremo col professor Pregliasco, ma c'è una parola che ritorna, perché abbiamo visto che alcune regioni, non soltanto quelle arancioni, ma altre regioni si apprestano ad avere misure restrittive, si parla del Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Campania, questo ci diceva da prima da Palazzo Chigi l'inviato del TG1, e poi c'è una scadenza. Tra 5 giorni si valuterà cosa fare. Un nuovo lockdown? Speriamo di no. Guardate con Simona Giampaoli. Per ora è bollata come un'ipotesi lockdown totale in tutta Italia dal 15 novembre, domenica prossima. Perché questa data? E perché questo spettro che incombe su tutti noi? Perché se entro i prossimi 5 giorni la curva dei contagi non invertirà rotta, allora questa ipotesi diventerà realtà e si materializzerà sul tavolo del governo, di nuovo come la scorsa primavera. Da giorni i medici invocano la chiusura totale del paese, nel governo cresce la preoccupazione e si ragiona sulla necessità di misure più stringenti. Domenica prossima sarà possibile stabilire se la divisione dell'Italia in 3 fasce di rischio, con la chiusura delle attività e la limitazione degli spostamenti, abbia o meno prodotto gli effetti sperati. Va tutelato il sistema sanitario e vanno monitorati i report che raccontano la corsa del virus. La metà di novembre appare come l'ultima scadenza per l'inizio della decrescita, altrimenti far entrare tutte le regioni in zona rossa sarà inevitabile. Quanto vi preoccupa, Francesco, l'ipotesi? Cioè, secondo voi, adesso vedremo, perché mi pare che si stia procedendo per aree, no? Però non è da escludersi. Forse io veramente non so più che cosa pensare o augurarmi a questo punto. Io mi limito ad osservare una cosa, non ha molto senso, a mio giudizio, far entrare l'Italia in un lockdown totale già a partire dalla prossima settimana, perché questo significherebbe non aver avuto l'opportunità di misurare effettivamente gli effetti delle misure anticontagio, così come varate in questo sistema, che lo ricordiamo è un sistema misto che valorizza l'elemento della differenziazione territoriale, lavora sul passaggio delle regioni da una condizione di rischio all'altra. Quindi io aspetterei onestamente almeno altri 10 giorni, perché altrimenti qui inneschiamo un meccanismo per cui ogni settimana cambia il parametro di valutazione del rischio. Io sai che non sono d'accordo su questo, perché io invece avrei per un paio di settimane, subito, immediatamente, quando abbiamo visto che la curva bisognava dei contagi prima, era esattamente prima, bisognava chiudere almeno un paio di settimane, non fare aperture e chiusure di serie A, di serie B, e vedere che cosa succedeva, perché altrimenti adesso, comunque, dopo 1 mese e mezzo di problematiche, le varie problematiche che abbiamo raccontato, non solo da un punto di vista sanitario ma anche economico, adesso c'è il crollo del sistema. Però se intraprendi una strada poi non la puoi cambiare, sarebbe la quarta volta nell'arco, certo, di meno però di un mese. Però di solito si valuta in 2 settimane, no? L'inversione o meno della non curva. Non siamo ancora alla valutazione del 14 novembre, dovrebbero essere passate due settimane e quindi, diciamo, quella è la scadenza per decidere se cambiare o meno meccanismo. Comunque un disastro con le ambulanze, con i pronto soccorsi. Abbiamo raccontato oggi, devo dire, che è una delle puntate più faticose che io ricordi, perché in tutta Italia la situazione delle strutture sanitarie è veramente di grande emergenza e di allarme. Poi ci sono sempre gli infermieri, i medici che raccontano in prima persona, e sentire loro fa venire veramente i brividi. Voglio andare subito dal nostro esperto, il professor Fabrizio Pregliasco, per chiedere a lei, professore, buonasera e grazie di essere con noi, che cosa pensa? Abbiamo visto che ci sono 4 regioni attenzionate speciali, adesso di nuovo, l'ha chiesto, ne ha parlato Brusaferro, Istituto Superiore di Sanità, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Campania, quindi di fatto tutta l'Italia sta cambiando colore. Secondo lei era il caso di chiudere, o bisogna chiudere tra 5 giorni, o non bisogna proprio fare questo lockdown generalizzato? Dal punto di vista del risultato, come si diceva anche in studio, un lockdown generalizzato avrebbe avuto un'efficacia più immediata e più evidente. Diciamo che anche i numeri di quest'oggi, tutto sommato, se vogliamo interpretarli, ecco, ci evidenziano una lenta decelerazione. Non decelerazione. Siamo più ai livelli. Esatto, perché la punta del 7 novembre sono state 39.000 casi, nel weekend come sempre abbiamo avuto un abbassamento, ma proprio legato alla riduzione del numero di tamponi, quindi ci vedo un segno ancora non evidente, ma che, diciamo, vogliamo vedere e vorrei vedere, e non solo io, anche i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità vogliono vedere come segnale
positivo di questa azione. È chiaro che a mio avviso... Vediamo la grafica intanto del contagio, perché abbiamo, professore, proprio per rappresentare quello che lei ci sta dicendo, l'andamento del contagio. Abbiamo realizzato delle grafiche così, al di là dei numeri, noi possiamo visualizzare meglio, ecco, quello che accade. Quindi, come vedete, effettivamente c'è un leggerissimo decremento. Ecco, molto leggero. Non c'è un incremento che poteva essere più esponenziale rispetto ai dati delle scorse settimane, perché la tendenza delle proiezioni che aveva portato a questo ulteriore DPCM era un incremento ancora verso una pendenza maggiore della curva, come si dice in termini tecnici, cioè un incremento che poteva essere ben superiore. Quindi sicuramente la cosa è impegnativa, e direi questo DPCM ha fatto vedere invece che quello che si voleva fare, cioè trovare modalità di differenziazione, più un giudizio sulle regioni. E tutto questo ha creato, a mio avviso, un po' di discussioni che in qualche modo fanno sì che i cittadini non si rendano conto della situazione, perché mi consenta, non sono d'accordo sul fatto che è questa tipologia di misurazione del rischio a creare il pericolo. Il problema è che il pericolo si crea perché ci sono persone che non capiscono ancora, nonostante siano passati diversi mesi, che noi stiamo combattendo tutti i giorni con il pericolo della morte. Però non è lo strumento in quanto tale che può generare un cambio di rotta, ma è la consapevolezza del cittadino. Certo, per cui... Come abbiamo visto anche Francesco nelle immagini del fine settimana, insomma, evidentemente ci sono proprio due facce contrapposte di una medaglia. Pensiamo a quello che raccontiamo della Campania e all'affollamento sul lungomare, ma anche nel Lazio, questo fine settimana, tra chi è andato a pranzo al mare, chi ha affollato le strade del centro, perché, chiaramente. Chiediamoci perché, insomma, tra la sfiducia delle persone, la confusione che invece io credo si sia ingenerata con questo meccanismo di fasce, perché l'equivoco della fascia gialla fa pensare che siamo tutti tranquilli, e invece, insomma, Roma questo comunque weekend c'è una domanda da farsi, perché lui dice questa decrescita è comunque molto lenta, forse troppo lenta. Allora mi chiedo, visto che sono da due settimane più o meno, no, che bar, ristoranti alle 6 sono chiuse, adesso siamo entrati in alcune zone rosse, però è talmente lenta che non so se fra una settimana, due settimane riusciremo ad evitare il lockdown. Questa è la domanda da farsi, credo. La data, no? È quella del 14, sono le terapie intensive, però vi pongo una settimana. Allora, distinguiamo intanto i criteri, come sa molto bene professor Pregliasco. Da un lato c'è la misurazione del contagio, certo. E lì bisogna fare la differenziazione che conosciamo tra malati curabili a casa, quelli in ospedale, che onestamente devono essere solo quelli che effettivamente vanno curati in ospedale. Come e sai. Non è così, perché le persone non maturano anche la consapevolezza del comportamento, non è più giusto. La medicina, diciamo, recupero della medicina territoriale, terapie intensive. Dall'altro lato c'è il problema della pressione sulle strutture ospedaliere. Io però vi faccio una domanda, perché oggettivamente, quando anche si facesse un lockdown totale fino a Natale, per consentire, perché diciamoci la verità, poi questo è il motivo, agli italiani di fare legittimamente le festività natalizie in famiglia, che cosa facciamo se si rialza di nuovo l'indice del contagio? Se l'indice RT ritorna ad essere nelle zone a rischio, richiudiamo di nuovo tutto? Cioè, qui dobbiamo trovare una strada, diciamo, definitiva. Sai che mi ha colpito molto il Veneto, perché il mio Veneto, sai che era una delle regioni dove è partito il focolaio, Vauganeo e non solo, però adesso è zona gialla per ora. Allora mi chiedo, rispetto anche alla Lombardia, regioni, rispetto al Piemonte, rispetto alle Emilia, è una regione attenzionata, però per ora è una di quelle regioni che in qualche maniera si è salvato, no? Ma lì era uno dei focolai, per cui alla fine anche come è stato gestito il territorio, questo ce lo chiediamo, il territorio da un punto di vista sanitario, tamponi, no? I tamponi, quella politica di tamponi per tutti. Francesco prima parlava, allora intanto professore diciamo che rispetto ai dati di oggi la percentuale tra i tamponi effettuati e i contagi è scesa, ieri eravamo al 17,1, oggi siamo al 16,1, quindi effettivamente c'è una decrescita, indipendentemente poi dal numero di tamponi effettuati, questa è la percentuale del contagio. Ma Francesco Giorgino prima parlava del Natale, tutti noi speriamo di poterci ricongiungere con i nostri cari, seppure con i limiti, le limitazioni che abbiamo. La sottosegretaria alla salute Sandra Zampa ha detto: presto arriveranno le regole per il Natale, cenone solo con i parenti stretti. Cerchiamo di capire allora che Natale ci aspetta. Guardate con Simona Giampaoli.
Natale, sono in arrivo le regole da rispettare per la festa più attesa dell'anno tra 44 giorni, calendario alla mano. Non sarà una festa solitaria, le famiglie potranno riunirsi, ma solo il nucleo stretto, parenti di primo grado come fratelli e sorelle. Ad annunciarlo la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, intervistata dal quotidiano La Stampa. A breve, quindi, il governo varerà una norma per disciplinare nel dettaglio il comportamento che gli italiani dovranno tenere durante le feste in base all'andamento dell'epidemia e alla divisione delle tre fasce di rischio. Sarà un provvedimento per stabilire cosa si potrà e cosa non si potrà fare. Verrà consentita alle famiglie di riunirsi, ma no allo stato delle cose, ha detto Zampa, cene e cenoni allargati a tutti i parenti, come in passato. Il virus che corre all'impazzata da nord a sud, aumentando il numero dei morti e ricoveri in terapia intensiva, non lo permette. L'incontro di persone non conviventi è una situazione a rischio di contagio. I numeri lo confermano, il Premier Conte lo ha più volte ribadito, il mondo scientifico invita continuamente alla prudenza, sempre, Natale compreso. Certo, per noi italiani e poi noi del sud, pensare a un Natale... Uno dipende se c'è anche voglia di festeggiare Natale in questa condizione, no? Perché tu ti trovi comunque... in una condizione di grande difficoltà di tutto il paese, e in più poi mi chiedo se in famiglia, parenti stretti, ma una famiglia che comunque ha tanti parenti, di solito ci si trova a Natale perché ci si trova tutti insieme, magari sono 10-15 persone, come si fa a gestire un assembramento di quel genere, famiglia? Famiglia stretta, se io penso alla mia, una famiglia diciamo diffusa sul territorio nazionale europeo, noi ci vediamo diciamo d'estate, a Natale, quando si poteva, anche durante altri momenti, la prospettiva di non vederli per me è qualcosa di ultra doloroso, cioè non ci voglio neanche pensare, però dico anche che se per mettere in sicurezza le persone più a rischio eccetera dobbiamo fare così, è chiaro che tutti facciamo un passo indietro, pensando ai nostri genitori e agli anziani. Intanto, professore, abbiamo il grafico che le dicevo prima, cioè che segnala appunto come è sceso la percentuale di contagio, però come vedete chiaramente il livello è in base al numero di contagio, però siamo passati dal 17 al 16, più o meno diciamo che siamo tornati al livello di venerdì, questo è il rapporto tra positivi e tamponi effettuati. A proposito di tamponi, eravamo prima con Stefano Buttafuoco nel Lazio, dove si potrà fare appunto il test in farmacia. Allora andiamo a vedere come si farà, perché io immagino che la farmacia sia attrezzata, perché chiaramente per fare il tampone bisogna avere delle precauzioni precise. Andiamo in diretta lì con Stefano Buttafuoco. Sì, assolutamente. Come dicevi tu, Alberto, è fondamentale che la farmacia abbia uno spazio adeguato. Il tampone deve essere prenotato e ha un costo chiaramente che è a carico diciamo del cliente, che è fissato a un massimo di 22 euro e deve essere effettuato solamente da un farmacista oppure da un infermiere, come in questo caso. Ecco, vediamo proprio nella pratica come avviene quello che è il tampone nasofaringeo. Questo è molecolare o no? Antigenico, quello rapido. Questo è il... Dottoressa, rapido. Questo qui è appunto... Questo è il tampone rapido nasofaringeo. Rapido. Questo è semplice da fare. Sì. Nasofaringeo è molto semplice da fare e il risultato si ha subito, entro 10 minuti noi potremo dare un referto di positività o negatività al paziente e quindi poi indicando quale strada deve seguire. Ecco, ci diceva dottoressa che l'affidabilità è intorno al 90%, vero? La affidabilità è alta e se avremo delle positività noi saremo costretti, dovremo, perché entriamo nella rete di controllo, segnalarlo alla regione e alle ASL e quindi poi si farà il tampone molecolare. Allora, quindi ci sarà questo iter. Tra 10 minuti seguire. Sapremo l'esito di questo tampone. Da quando si potrà fare nel Lazio, dottoressa? Quindi di fatto la farmacia diventa... non soltanto un luogo, ecco, diventa un presidio reale, ma non avete anche in qualche maniera dei timori per la vostra sicurezza, diciamo, personale? No, perché gestiremo tutto in massima sicurezza, ecco. E appunto avremo tutte chiaramente quello che ci serve per coprirci, quindi tutti i DPI, ma allo stesso tempo proveremo a utilizzare delle strutture esterne o lo faremo a farmacia chiusa. L'importante è, ecco, che diamo un servizio ai cittadini, cioè che andiamo a decongestionare gli altri centri e appunto come ogni giorno ci siamo dimostrati in questo caso presenti sul territorio. Allora, lo facciamo ogni giorno e anche in questo caso c'è una massima disponibilità. Naturalmente qui sono molte le domande. Francesca Fagnani si chiedeva: farmacia chiusa, no, ci sono due ingressi, entrata e uscita. Allora, spiegateci bene, Stefano, da quando sarà possibile? Siamo nel Lazio, naturalmente, questo è un primo, ecco, diciamo, accordo. Sostanzialmente, Alberto, dobbiamo. Sostanzialmente,
si deve aspettare che ci sia questo adeguamento ai collegamenti con il sistema informativo della direzione sanitaria della Regione Lazio. Quindi si parla probabilmente... Ma la Regione siamo pronti. Ecco, proprio questa mattina c'è stata appunto una riunione appunto tra la dirigenza del servizio sanitario e Federfarma. Noi quindi accederemo ai sistemi e quindi potremo comunicare alla piattaforma le positività e negatività. Quindi bisogna trasmettere questi dati, è molto importante che a livello epidemiologico la regione venga a conoscenza dei dati. Una domanda, come viene poi comunicato il risultato, diciamo, alla persona che ha effettuato il test? Stamperemo un referto che attesterà la positività o la negatività e quindi e poi nel caso di positività daremo un percorso chiaro da seguire. Io trovo perché questa, ce lo dirà la Regione Lazio, devono andare a fare molecolare. Perché le farmacie sono in tutta Italia sono dei presidi. Oramai sono dei presidi perché le persone non sono, ma sono anche nei piccoli paesi, no? Dai piccoli paesi alle grandi città, per cui voglio sentire il professor Pregliasco. Non ti devi recare chissà dove, no? Per fare un tampone. Può essere un modo per decongestionare, abbiamo visto noi, adesso non è più così, drive-in, le code, eccetera. Ma lei che dice? Io credo proprio che valga la pena per rasserenare un po' di persone che magari vogliono avere subito il test. È importante ribadire che il test serve con giudizio, quindi non, in questa situazione noi abbiamo avuto code proprio per un eccesso di paura. Io credo che, appunto, come diceva Giorgino, è fondamentale una responsabilizzazione di tutti, proprio nell'ottica di un buon senso per evitare un eccesso di richieste di pronto soccorso che spesso congestionano, in modo tale da poter mantenere quello che si sta riuscendo ad oggi, cioè a governare la situazione, salvo appunto le emergenze. Mi è spiaciuto appunto l'approccio non congruo, non tanto perché non sono d'accordo col DPCM, che va bene per cercare di modificare i territori, avere, diciamo, strutture diverse, ma come è stato percepito dalla comunità, perché davvero non si è visto quello che è il principio generale. Dobbiamo ridurre i contatti, ogni contatto... Però c'è ancora che gente che va in giro senza mascherina, per cui, scusatemi, su 100 persone ce ne saranno 2 o 3 che non sono sensibilizzate proprio per niente e che se ne infischiano totalmente di tutto questo. Operatori della comunicazione, ricordare che la zona gialla non significa liberi tutti, certo, ma significa rischio più basso della zona arancione, che a sua volta è ovviamente più importante della gialla, meno importante della rossa, quindi c'è, noi dovremmo ripetere. Ma c'è ancora gente che dice che il Covid non esista, cioè siamo proprio alla follia. Però, a proposito di mascherina, che mi ha colpito, perché noi lo diamo oramai per scontato, noi viviamo così, però a ricordarci che dobbiamo usarla è un infermiere di Spoleto. Guardate questo appello. Siamo stati costretti ad affrontare una prova difficilissima, improvvisa, inaspettata. Ci siamo reinventati dal punto di vista professionale, non siamo numeri, per cui sappiamo benissimo che cosa significa una degenza senza il conforto di un familiare. Noi ce la stiamo mettendo tutta, però abbiamo bisogno del vostro aiuto. Usate dispositivi di protezione individuale, guanti, mascherine, li sappiate utilizzare nel modo giusto, che presto usciremo da questa brutta storia. E allora però prima, devo dire che no, quando sentiamo il personale sanitario facciamo sempre un sobbalzo sulla sedia. Prima, nel collegamento da Torino, il primario ha detto qui arrivano anche persone che sono state, diciamo, hanno ridotto i contatti eppure hanno contratto il virus. Allora, ne abbiamo parlato oggi con tutti noi qui in redazione. Effettivamente c'è uno studio che dimostra come sia facile contagiarsi. Cerchiamo di capire come, al di là di quello che noi pensiamo. Guardate. Campioni prelevati sulle maniglie dei cassonetti e delle porte dei negozi, sulla pompa della benzina, le buche delle lettere e dei bancomat sono alcuni dei luoghi dove il virus si posa. È lo studio di 2 università americane a rivelare dove è più rischioso infettarsi. Tra maggio e giugno, infatti, sull'8,3% delle superfici sono state trovate tracce di virus. Come campione è stata scelta una city americana alle porte di Boston, Somerville, 80.000 abitanti con epidemia di media intensità. Le contaminazioni maggiori su maniglie dei cassonetti e dei negozi di alcolici, banche e metro. All'aumentare della temperatura è sceso il numero delle aree contaminate. Ormai lo sappiamo, questo virus si infiltra. Le fognature sono un punto di osservazione importante anche per il nostro Istituto Superiore di Sanità. Il monitoraggio delle acque reflue è infatti un indicatore fedele dell'andamento dell'epidemia. Qual è la cosa che vi manca di più in questo momento?
che noi non possiamo fare? Mille socialità, cose. Una socialità con i familiari, con gli amici, la normalità dei rapporti sociali. Io ti posso dire che insomma, sono diventata mamma da poco, no? Da 5 mesi. E vivere la maternità in questa maniera sicuramente un po' mi fa soffrire, perché ho paura. Ho paura in ogni momento per la mia bambina, ho paura, non so, di toccare una porta, di toccare un ascensore, di non essere così attenta come dovrei. Per cui forse questa cosa mi manca la serenità di poter vivere la mia Carlotta con un po' più così di leggerezza, perché ho paura per lei. E poi ogni volta che giriamo fuori, lei vede tutti con la mascherina, no? E si spaventa. Allora spiegare a una bambina di 5 mesi che è tutto, no? Diverso. Effettivamente da come... non ci pensiamo, questa bambina, alle prime, al di là dei genitori, cioè, bambini, appena no? Messo il naso fuori di casa, ha visto solo persone con la mascherina. Esatto. Quindi anche... Esatto, e si spaventano pure, no? Per certo, cui perché... ogni tanto uno la tira giù, gli fa un sorriso e dice amore, va tutto bene. E poi la rialza. E sicuramente ci mancano anche gli abbracci, una cosa che proprio manca al di là della distanza e di chi vive. Io pensavo di non dover rivivere un secondo lockdown, invece lo sto vivendo perché le mie persone più care sono tutte lontane. E allora devo dire, quando vedi i miei nipoti, mi mandano i video che suonano il pianoforte, io non mi faccio vedere, ma io mi commuovo perché li vedo e non li posso abbracciare. Però c'è un posto a Castelfranco Veneto dove c'è una stanza degli abbracci, guardate queste immagini. Sì. Sono immagini cioè, che lasciano senza fiato. Siamo dire? Nella casa di riposo Domenico Sartora a Castelfranco Veneto. Questa stanza degli abbracci è per consentire ai familiari e alle persone che sono lì ospitati di potersi in qualche maniera toccare. Avete visto come sfiorarsi attraverso comunque delle barriere. Professore, devo dire che sono immagini, no? Ma chi avrebbe mai pensato di dover raccontare tutto questo? Se pensiamo solo qualche mese fa, sembra veramente un film di fantascienza. Davvero, davvero, è incredibile. Proprio poi sugli anziani è un aspetto, direi, pesante e di sofferenza. Io lo seguo il Pio Albergo Triulzio, dove c'è una buona organizzazione, si è riusciti a limitare finalmente la diffusione del virus, ma ora siamo di nuovo in prima linea proprio perché ci sono dei casi anche fra gli operatori. Vivendo nel contesto milanese abbiamo situazione che davvero ci inquieta, pochi casi, ma davvero una evidenza di una grande attenzione, ma purtroppo di quella esigenza di essere ancora molto stringenti e limitare tantissimo quello che è una cosa stupenda, quello di poter abbracciare i propri familiari, i propri guardando queste immagini dobbiamo capire che dobbiamo essere tutti più responsabili rispetto alle scene che abbiamo visto nel weekend. Bisogna fare veramente un appello continuo alla responsabilità, perché poi quando usciamo per motivi futili lo facciamo sulla pelle delle persone anziane, sulla pelle anche dell'economia, della nostra economia. E poi c'è una cosa che pochissimi purtroppo ricordano, perché oltre agli anziani, questa era una casa di riposo, no? Sì, ci sono poi certo. Tanti istituti pubblici o privati, dove ci sono non solo anziani in cura, ma ci sono anche tanti disabili. A volte disabili che sono orfani, per cui non hanno parenti, spesso volentieri, e comunque persone che avrebbero bisogno di tutto e invece il personale sanitario ce n'è di meno. Come le assistenze domiciliari in casa invece, certo, ai disabili che stanno, cioè un vuoto in questo momento e non ci stanno andando, perché su carta va tutto bene, ma poi nella pratica... stamattina ho raccontato la storia di una mamma che ha una figlia in casa, ha bisogno di assistenza 24 ore su 24 e sapete che cosa mi ha detto? Che non c'è il personale. Cioè dovrebbe avere l'assistenza domiciliare, però non gliela mandano perché con la questione del Covid non c'è il personale. Certo. Questo pensiamo anche a tutte le persone che hanno dei figli disabili e che hanno bisogno di assistenza domiciliare.
Allora, ho visto che quel filmato ti ha molto colpito anche a te. Beh, certo, quel filmato colpisce chiunque, anche perché poi ti riconnette in modo anche drammatico con quello che è l'essenza stessa della vita, che è fatta di fragilità, che è fatta di ricerca di affetti, di punti di riferimento, di contesti nei quali evidentemente maturare anche il convincimento circa il comportamento più giusto. Però vedi, io riflettevo su questo anche in relazione alle parole che diceva poco fa il professor Pregliasco. Noi a questo punto dobbiamo metterci d'accordo su un punto: o andiamo avanti con un modello per cui la sanzione genera la condotta etica, esatto, cioè il comportamento, esatto, migliore, sì, sì, o ci convinciamo da soli. Adesso non voglio citare perché però Kant lo diceva, no? Autonomia e eteronomia, cioè il nomos, la regola che matura all'interno del singolo, è la regola che viene imposta dagli altri. Se noi non capiamo che dobbiamo limitarci, arriveremo ad una limitazione massima che sarà insostenibile, sarà dannosa, perché a questo punto dobbiamo ricercare un equilibrio tra la sanità e l'economia. Quest'estate non ci siamo limitati. L'autonomia, infatti, però è quello. Ho anche detto che quest'estate non sono neanche state create le condizioni, perché forse è stata fatta una valutazione sbagliata di che cosa sarebbe stata la pressione sulle strutture ospedaliere di un aumento dei contagi. Perché ecco perché io vorrei che si ragionasse in termini di prospettive temporali medio-lunghe e non oggi su domani. Perché viviamo sempre se non un'emergenza continua. Che, insomma, se siamo arrivati qui, una strategia o non c'è stata o non era efficace, però abbiamo capito che le raccomandazioni non servono. Servono purtroppo le sanzioni. Questo servono. È un po' più un alte, punto. Perché forse ancora non bastano. Questo è un punto, perché evidentemente è come se alcune persone fossero scollate dalla realtà che viviamo, esatto, e che raccontiamo. A questo proposito Alessandro Castieri ci racconta Parigi, lì c'è un ulteriore dato che fa male ed è il dato delle vittime. Alessandro, guardate questa cartolina però, anche oggi, la tristezza, bellissima. Tanto bella quanto diciamo triste. Bella e drammatica la realtà francese. Pensate che nell'ultima settimana il dato medio dei contagi è stato di circa 49.000 casi positivi ogni giorno. Ieri sera il Ministero della Sanità ha confermato che la Francia è il quarto paese al mondo più toccato dal coronavirus e dal punto di vista dei decessi è il quinto al mondo. Peggio della Francia sta in Europa soltanto la Gran Bretagna, è stata raggiunta quota 41.000 morti. Sono tutti numeri inquietanti, compreso quello che riguarda i ricoverati in rianimazione, in terapia intensiva, con un infittirsi del lavoro degli elicotteri e degli aerei per trasportare i malati gravi da un ospedale all'altro in Francia o dalla Francia verso gli ospedali tedeschi, cosa che ricordavamo a maggio, ad aprile, a marzo e che era scomparso dall'orizzonte francese fino alla metà della settimana scorsa. E poi c'è questo problema di come far capire fino in fondo ai propri concittadini quello che dicevate da studio, cioè il limite a cui ci si deve rivolgere, riferire, perché la sanzione diventa esecutiva. Allora oggi il Ministro dell'Interno ha detto che i controlli saranno, oltre che più serrati, anche più esecutivi. Un piccolo esempio: l'altro giorno nella metropolitana di Parigi un gruppo di 6-7 ragazzi, un po' per scherzo, un po' per teppismo, senza la mascherina in un vagone, ha cominciato a tossire di fronte alle facce delle persone. È stata chiamata la polizia tra una fermata e l'altra, è arrivato un reparto di CRS, cioè di quei poliziotti che vediamo nelle manifestazioni molto ingombranti, li hanno presi uno per uno, li hanno sdraiati a terra, gli hanno dato un paio di calci, un paio di manganellate e la gente ha applaudito. Questo è il rischio vero nel momento in cui non c'è una condivisione della comprensione del rischio, che, come diceva Giorgino, si debba elevare il livello di repressione se non c'è un livello adeguato di comprensione. Questo è davvero un rischio che non riguarda ovviamente soltanto l'Italia né soltanto la Francia, ma tutti i sistemi paradossalmente più democratici, in cui la pedagogia, la ricerca del consenso spiegato rischia di scontrarsi con l'ottusità di qualche imbecille. Grazie Alessandro, grazie. Questa fotografia, la manganellata, da noi sarebbe impensabile, no? Invece che la sanzione vai sul penale. Da noi non sarebbe pensabile la manganellata, però certamente qualche sanzione ci starebbe bene. Allora adesso, grazie Alessandro Castieri e grazie anche al professor Pregliasco per darci sempre un po' una bussola di dove stiamo andando. Adesso voglio andare negli Stati Uniti, perché oramai questo, diciamo così, questo film che abbiamo raccontato per giorni ha avuto una fine parziale, perché chiaramente Biden è il nuovo presidente, anche se Trump non riconosce la vittoria. Claudio Pagliaro è pronto, però prima
di parlare con Claudio, vorrei farvi vedere che cosa questa nuova First Lady, Jill, che ha origini italiane, siciliane addirittura. Quindi alla Casa Bianca ci sarà un po' della nostra cucina, dei nostri sapori, un po' di Italia, di Sicilia. Guardate con Daria Gallarino. Quattro figli, Hunter, avvocato dalla vita tumultuosa, Bo e Naomi, prematuramente scomparsi, Ashley, unica figlia del secondo matrimonio. Cinque nipoti, sono loro ad aver comunicato a nonno la grande vittoria. E poi c'è lei, Jill, la sua colonna portante. Jill Jacobs Biden è la prima First Lady italo-americana della storia degli Stati Uniti. Classe 1951, va fiera delle sue origini siciliane e delle tradizioni tramandate dal nonno Gaetano Giacoppo, nato a Gesso, una frazione di Messina. Spaghetti, polpette, braciole, questi i pranzi domenicali della nonna Concetta in Pennsylvania. Pranzi che terminavano sempre con il motto preferito da nonno Gaetano: si finisce a tarallucci e vino. Jill conosce Joe nel 1975, durante un appuntamento al buio. Lui è vedovo con due figli che cresce da solo, mentre lei è un insegnante e non smetterà mai di esserlo, neppure quando il suo Joe diventa vicepresidente durante la guida di Barack Obama. Professoressa, ma anche scrittrice, la nuova First Lady con un breve passato da modella insiste da sempre sui valori della famiglia, facendo proprio leva sulle sue radici siciliane. Ha infatti più volte ricordato i profumi e i sapori della sua Italia. Chissà se, finita l'emergenza, riuscirà ad accogliere l'invito della cugina Caterina, una dei 600 abitanti di Gesso, dove per Jill Biden tutto è cominciato. Ma per la moglie del presidente? Te le polpette al sugo, un po' di arrostita, un po' di insalata, qualche cosa. Evviva, evviva la Sicilia. C'è venuta fame anche di c'è venuta fame. Claudio Pagliara, da te a Washington. Allora, questa è, diciamo, la parte che a noi piace raccontare, perché insomma la Casa Bianca forse avrà un po' di tricolore, ma invece veniamo alle notizie. Che, quando si decide Donald Trump? Sì, Alberto, se posso aggiungere solo una cosa a questo splendido servizio. Jill Biden non sarà solo la prima First Lady italo-americana, cosa che ci fa molto onore, ma ancor più ci farà onore il fatto che sarà anche la prima First Lady che continuerà a svolgere la sua professione, quella di insegnante universitaria, anche quando sarà tra due mesi alla Casa Bianca, simbolo veramente della donna del XXI secolo che non rinuncia al suo lavoro, anche se ha un impegno davvero molto importante. Certo. Dunque, le notizie oggi davvero sono sostanzialmente due. Una che Biden si appresta, dopo aver varato la task force antivirus, a parlare tra poco a favore dell'Obamacare. Ricordate questa riforma sanitaria che ha dato assistenza sanitaria a 20 milioni di abitanti. La buona notizia è che questa diatriba è finita alla Corte Suprema e, un po' a sorpresa, ma neanche tanto per chi conosce bene come vanno le cose qui in America, due dei giudici conservatori nominati da Trump hanno espresso l'opinione che questo Obamacare va mantenuto. Quindi anche se alla Corte Suprema c'è una maggioranza schiacciante, invece probabilmente non accadrà nulla di grave in questo momento di pandemia. Salva l'Obamacare, invece dacci l'altra notizia, Claudio, perché dobbiamo andare in pubblicità. L'altra notizia qual è? Cosa si prevede? Telegrafico, sull'altro fronte va avanti la battaglia giudiziaria di Donald Trump, è intervenuto il ministro della giustizia Barr, c'è una causa nello stato della Pennsylvania, però in sostanza per i telespettatori la stragrande maggioranza dei giuristi che abbiamo sentito dicono che non si andrà da nessuna parte, il risultato non cambierà. Ecco. Grazie Claudio Pagliara, grazie, pochi secondi e torniamo, vi aspetto. Vabbè, alla fine c'è tornato il sorriso per fortuna, perché si avvicina l'ora di cena, quindi sì, tra un po'. Sì, io sto pensando alla pasta alla norma, ad esempio, stasera, no? Non sarebbe male come idea, no?
Io cucino io, certo, perché non ci credi. Guarda, no. Sono diventata bravissima. Ma tutte le volte che mi hai invitato non le ho mai cucinate. Ma bugia, ma non è vero, non ci credete. Mamma che bugia. Vabbè, risotto. Risotto. Risotto con radicio veneto. Stasera che si mangia a casa? Io appena sento aria di lockdown, io panifico. Ah, ok. Ricomincio col pane. Col pane, fatto... pizza, eccetera. Non si mangia, stasera non si mangia, non perché avevo mangiato a pranzo, quindi va bene così. E poi la moglie mi sa che è impegnata, vero? Chissà. Chissà, va bene, va bene. Allora, ci vediamo, grazie, grazie. No, però ma finisce tra poco, cena? Quindi in teoria la cena te la può preparare Francesco, eh. Allora, sì, qui si parla di mangiare naturalmente e ci facciamo tornare il sorriso almeno per qualche secondo. Grazie Francesco Giorgino, Francesca Fagnani e Daniele. Domani Storie Italiane, noi ci vediamo domani qui attorno alle 5 con la Vita in Diretta. Grazie a tutti. Ci lasciamo